Buon pomeriggio, benvenuti. Sporche guerre ancora. Il tema di questo appuntamento è un appuntamento importante a cui noi molto teniamo e particolarmente era opportuno il nostro spot, anzi approfitto per ringraziare Paola Zoratti che l'ha realizzato. Abbiamo con noi per parlarne, lo conoscete, inizio da Fabio Chiusi. Research Associate presso la non-profit tedesca Algorithm Watch, insegna giornalismo e nuovi media ed editoria e media digitali all'Università di San Marino, scrive di politiche tecnologiche per Valigia Blu, per cui ha realizzato e curato il podcast La Rete di Tutti ed è, e ne siamo orgogliosi, membro del nostro comitato scientifico. Al centro Stefano Di Carlo. Buonasera. Direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia dal maggio 2021 e con questo appuntamento si rinnova una collaborazione ormai storica più che decennale del nostro festival con Medici Senza Frontiere. In collegamento con noi, premio Terzani nel 2018 con Succeda ad Aleppo, il giornalista di inviato Domenico Quirico. Buonasera. Buonasera. Sentiamo molto la sua mancanza e a condurre. E la guerra mi ha costretto, mi ha ridotto i tempi, e Udine è lontana, ahimè. Comunque sono felice di essere con voi e grazie di avermi invitato. E a condurre questo appuntamento Valerio Pellizzari, giornalista. Inviato storico del Messaggero, poi per La Stampa e adesso scrive su Domani. Noi di Vicino Lontano a Valerio Pellizzari dobbiamo davvero moltissimo. Se il premio Terzani è a Udine è grazie a Valerio Pellizzari, se un grande giornalista come Rizza Kapuscinski è entrato a far parte della giuria del premio Terzani lo dobbiamo a lui. Mancava da qualche anno e siamo particolarmente felici di riaverlo con noi. E a lui lascio la parola, grazie. Buonasera, parliamo di qualcosa che secondo me è molto difficile definire. Parliamo di una guerra che non si chiama guerra, ufficialmente. E non è arrivata così all'improvviso questa storia surreale. Dal mio punto di vista, a dicembre dell'anno scorso, in Russia era successa una cosa che per me era significativa e allarmante. Cioè la Corte Suprema metteva fuori legge l'associazione Memorial. E Memorial, più o meno dagli anni Ottanta, poi i fermenti, eccetera, ricordava, studiava, investigava tutte le storie collegate al Gulag e a quel periodo cupo dell'Unione Sovietica. Dopo è successo verso fine anno, fine dicembre, e quello è il momento perfetto nella tradizione russa tra fine anno e abbondanza di vodka, Natale ortodosso che viene un po' dopo. Praticamente ci sono due settimane di impunità totale o di uffici dormienti e popolazione, come dire, più indifferente del solito, per cui il potere lì fa le sue imprese più pesanti, nefaste. E succede un terzo fatto che in Occidente così è stato guardato con disattenzione o comunque come una bizzarria. Quella specie che io definirei di golpe che c'è in Kazakistan ai primi di gennaio, sempre per rispettare il periodo più adatto per queste cose, che
si capisce, non si capisce, e ancora adesso, per esempio, le autorità kazake non mi hanno risposto a due risposte precise e stiamo ancora investigando. E comunque viene eliminato il presidente che stava lì da sempre e subentra uno molto. E che cosa succede? Arrivano fulmineamente le truppe russe sorelle. E queste, secondo me, sono i gradini che hanno preparato quello che poi succede con l'Ucraina. Allora, volevo dire una cosa, che alla fine nella storia niente è così sorprendente. In Ucraina, naturalmente, per continuare nel filone delle cose un po' surreali, i russi dicevano: no, ma noi facciamo le manovre militari dentro i nostri confini, non abbiamo nessuna intenzione malevola o che debba creare allarme. E si è visto poi quanto le manovre fossero solamente manovre. Bene, e viene annunciata come operazione militare speciale. Non c'è niente di nuovo in questa parola, perché se parliamo in termini di imperi, come Putin è orgoglioso di ricordare e voler riattivare l'impero russo, allora facciamo un paragone con l'impero giapponese al tempo di Hirohito, seconda guerra mondiale, occupazione brutale di una grande parte dell'Asia orientale. In quell'occasione, siamo prima di Pearl Harbor e quindi del momento di massimo orgoglio delle forze armate giapponesi, siamo nel 37 a Nanchino, occupata come una buona parte della Cina, Manciuria e così via, dove in alcune settimane vengono uccise all'arma bianca, per parlare chiaro, infilzandoli con la baionetta, circa 300.000 civili. Questo è quello che è scritto nel monumento a Nanchino, ma mettiamo che le autorità cinesi, come dire, non abbiano fatto i conti, ma è una cifra che confermano tutti gli storici indipendenti. Ancora oggi, nei libri di testo giapponesi, quell'episodio non è il massacro di Nanchino, la strage di Nanchino, è l'operazione di Nanchino. E siccome a quell'epoca l'imperatore del Giappone, quando firmava i suoi decreti, scriveva io, virgola, Dio, virgola, si innescava un meccanismo per cui i sudditi, come dire, quando avessero obbedito, risultavano sempre innocenti, perché gli ordini venivano da Dio. Ecco, allora Putin, quando poi fa i suoi discorsi su denazificare l'Ucraina, se allora va a vedere quei revanchisti che ancora ogni anno vanno al tempio di Asukuni a Tokyo per celebrare gli eroi, secondo loro, di quell'epoca imperiale, là in mezzo alle anime di quei morti nel tempio ci sono, tra l'altro, 14 criminali di guerra. Allora vorrei chiudere questa piccola introduzione con le parole di un giornalista molto importante, molto famoso, Schmemann, che è stato capo dell'Herald Tribune, corrispondente da Mosca, da Israele, figlio di un teologo ortodosso e poi buon conoscitore di Solzhenitsyn durante il periodo americano di Solzhenitsyn, che in questi giorni della guerra ha scritto poche cose, ma veramente di grande qualità, e dove dice: sì, tutti dicono che la verità
è la prima vittima delle guerre. Ma questo, se volete, è anche banale. Come è anche banale che la frase di un famoso giornalista che disse: la guerra è sempre l'argomento di migliore per la prima pagina, ma lo disse tanti, tanti decenni fa. Quindi non ci sono mai novità da un certo punto di vista con le guerre. Ma lui dice un'altra cosa: è la prima vittima, ma il primo campo di battaglia questa volta è l'informazione. E con questa premessa voglio chiedere a Domenico Quirico, che è stato in mezzo alle guerre peggiori degli ultimi tempi, parlo solo della Siria, ma poi Libia e poi tutte le schifezze che ha visto in Africa. Bene, che cosa rappresenta questa storia? È un tentativo di produrre una terza guerra mondiale? È qualcosa di indefinibile? È una specie ignota? Domenico, a te la parola. Allora, tu hai parlato molto bene di imperi, cioè questa è una guerra apparentemente, anzi direi che è una guerra tradizionale rispetto a molte guerre che io ho attraversato. Questa è una guerra molto tradizionale, ci sono degli eserciti strutturati, con catene di comando, con mezzi moderni, ma nello stesso tempo anche antichi, carri armati, in fondo è una roba molto vecchia, l'artiglieria, sono le guerre del Novecento, no? Le guerre del Novecento, beh, sono i missili, ma insomma. Una guerra tra due stati, quindi una guerra in cui diciamo la narrazione è tenuta molto bene al guinzaglio. E direi che i due protagonisti, diciamo sul campo, perché poi ci sono altri protagonisti, hanno scelto due vie completamente opposte. Cioè la Russia ha scelto di raccontarla soltanto attraverso la propria narrazione, diciamo, propagandistica, e quindi di nasconderla. Ma è un sistema che non appartiene solo a Putin, è il sistema utilizzato ad esempio dagli americani in Iraq, no? Cioè la guerra la fai vedere quando tu la vuoi far vedere, e prima non sai nulla, te li tieni a distanza o passi delle informazioni. Questa è la scelta russa. Quindi da quella parte lì non sappiamo nulla in realtà. C'è un grande buio, come non sappiamo nulla di come al Cremlino è stata presa la decisione, quali erano le idee iniziali di Putin e quali sono le sue idee attuali, quali saranno future. I giornali sono pieni di queste rivelazioni che non sono niente, perché nella mente di Putin c'è solo Putin, e il carattere autocratico personale del suo regime lo tiene al riparo, direi, da qualsiasi decisione collegiale. Allora, di quella parte lì non sappiamo niente, salvo alcuni, ci sono alcuni giornalisti che sono riusciti a accreditarsi e molto onestamente dicono: beh, guardate, questo è, noi stiamo con l'esercito russo e quello che gli facciamo vedere ce lo fa vedere l'esercito russo. Poi c'è l'altra parte, che è l'Ucraina, che ha scelto invece apparentemente una narrazione opposta, cioè faccio venire tutti e riempio la retrovia di giornalisti, di fotografi, di cineoperatori, di filmmaker, di gente che usa gli ultimi strumenti del racconto giornalistico, e io racconto tutto. Poi in realtà questo è totalmente non è vero. Cioè, come in ogni guerra in cui ci sono degli stati maggiori che detestano i giornalisti, se non li amano, se non la misura in cui li possono usare o strumentalizzare, quando ci sono degli uffici stampa, ci sono dei tizi che emettono dei pass che ti dicono lì non si può andare perché lì è pericoloso, ti ci portiamo tra 3 giorni, e allora e tutti quelli che fanno l'inviato di guerra, hanno fatto l'inviato di guerra in questo tipo di guerra, mi diranno: io vi racconto quello che posso raccontare e quello che mi lasciano vedere. Questo bisognerebbe metterlo nella prima riga di ogni articolo, perché questo è laddove c'è un'organizzazione militare, c'è una narrazione che l'organizzazione militare
diciamo, poi ci sono dei limiti, magari c'è l'imbecille che quel giorno non si ricorda che lì i giornalisti non li doveva portare e apre uno spazio di narrazione meraviglioso che poi gli costerà i gradi o la fucilazione. Questo è possibile, perché poi sono uomini che esercitano questo tipo di controllo. Ma questa è una guerra tradizionale. In questo senso è una guerra in cui la narrazione o è impossibile o è possibile a certe condizioni, che però pongono giustamente dal loro punto di vista, virtuosamente dal loro punto di vista. Questa gente che si prende le bombe sulla testa, è stata aggredita, non è che può raccontarvi. Faccio un esempio banale. Qualcuno ha mai sentito da qualche parte o ha avuto l'idea di qual è il numero delle perdite ucraine? Parlo di militari, non di civili, quelli sono tremendi, ma quelli vengono censiti giustamente uno ad uno. No. E allora come faccio a stabilire la guerra a che punto è? Se io non so quanti uomini ha perso una delle due parti, suppongo quelli dell'altra parte, perché ci sono delle rivelazioni, 20.000, 15.000, insomma, 30.000, ma dell'Ucraina non ho i numeri, ma neanche un numero ipotetico. Allora, questa è una guerra che ha questi limiti. Dico questo perché ci sono state delle guerre irregolari, in cui non c'erano gli uffici stampa, non c'erano i pass, non c'erano la scritta press sulla panza, potevi andarci senza giubbotto antiproiettile perché andavi per i fatti tuoi e ti facevi ammazzare come te pareva, in cui le possibilità di movimento, proprio perché gli attori non avevano alcun interesse a te, non gliene importava nulla di cosa raccontavi, perché erano in ben altre cose affaccendate e non avevano un'organizzazione tale da poterti guidare, controllare e stimolare, o che forse in parte riuscivi a raccontare meglio. Detto questo, anche in questo caso vedevi quello che riuscivi a vedere. E questo resta l'alfa e l'omega di qualsiasi tipo di narrazione giornalistica all'interno di una guerra. Non so se mi sono spiegato. Questa è una guerra di imperi, perché, ahimè, gli ucraini vivono un doppio dramma: di essere l'oggetto della guerra, le vittime della guerra, e la guerra si combatte sul loro terreno, a casa loro, sulle loro case, sui loro campi, sulle loro fabbriche, sui loro porti, sulle loro ferrovie, ma non sono il soggetto della guerra, nel senso che il soggetto della guerra è oltre loro, perché quello che è in palio in tutto questo sanguinoso massacro è quello che tu dicevi all'inizio: un impero tale o presunto, o che si ritiene tale o che vuole essere tale con la prepotenza, che chiede all'altro impero o agli altri due imperi di essere riconosciuto come tale, e che usa cinicamente, sanguinosamente, colpevolmente, barbaramente, criminalmente l'Ucraina come il campo di battaglia su cui pretende di ottenere questo riconoscimento. Io sono abbastanza sicuro che il problema non è, anche del cosiddetto negoziato che tutti invocano, non è qualche chilometro di pianura sarmatica in più o in meno per la Russia, che ne ha di pianure sarmatiche, ne ha a bizzeppe fino a Vladivostok, ma è l'ottenere dagli americani un negoziato in cui venga, per il fatto stesso che negoziano, implicitamente, automaticamente riconosciuto la sua putiniana esistenza come potenza globale. Se gli americani riconoscessero questo tipo di negoziato tra loro, non con Zelensky, per, ahimè, per Putin non esiste, è un suddito, e Biden il suo vero interlocutore. Se gli americani per ipotesi accettassero questo tipo di negoziato, la guerra finirebbe in 10 minuti. Ma gli americani non possono, giustamente dal loro punto di vista, accettare questo tipo di negoziato, perché per una sorta di proprietà transitiva nel gioco degli imperi, ed è sempre stato così dalla pace di Westfalia fino a Yalta, il riconoscimento della potenza di uno è automaticamente il riconoscimento della diminuzione di potenza dell'altro. E gli americani
ripeto, giustamente dal loro punto di vista, non possono accettare un riconoscimento plateale di diminuzione di prezzo. Non possono fare posto a una sedia in più. Domenico, allora chiederei, interrompo, a Di Carlo, in tutte le guerre c'è questo aspetto, questo problema dei profughi e, prima ancora dei profughi o assieme, dei corridoi umanitari. Allora, nella mia esperienza questo è una specie di bluff, perché a Sarajevo, a Baghdad, sia le autorità bosniache che poi Saddam impedivano alla popolazione civile di lasciare le città, perché se le città si svuotavano la popolazione civile non era più un bersaglio e quindi non era più un pretesto per essere, tra virgolette, protetti meglio. Si è visto anche con l'Afghanistan l'agosto scorso. Ci dice qualcosa? Allora, forse posso partire da quello che è un po' riconosciuto come il discorso sui corridoi umanitari. No? Oggi sentiamo parlare dei corridoi umanitari e molto spesso ci domandiamo anche di cosa si tratti. E devo dire che nella mia esperienza, anche alla luce di quello che sta succedendo in Ucraina, per noi operatori umanitari non esiste una definizione di corridoio umanitario, ma in diversi contesti questo nome viene usato per descrivere cose un po' diverse. Allora, prendiamo un esempio che è quello dell'Ucraina, ne se ne è parlato recentemente, si parlava dei corridoi umanitari, del cessate il fuoco, appunto, per fare uscire le popolazioni, probabilmente il caso più emblematico è stato quello di Mariupol, ma in teoria questi corridoi o questi cessate il fuoco dovrebbero permettere anche alle organizzazioni umanitarie di avere lo spazio per poter dare aiuto e sostegno a chi rimane indietro. La realtà dell'Ucraina, come la realtà anche in altri contesti come può essere lo Yemen per esempio oggi, è che intanto vi è un fraintendimento secondo me essenziale nel parlare di corridoi umanitari, perché si pensa a qualcosa che abbia una temporalità e una spazialità, quando in realtà la protezione dei civili e anche il garantire lo spazio alle organizzazioni umanitarie per poter operare dovrebbe essere sempre garantito. In realtà noi vediamo sempre di più che questo non avviene, tant'è che oggi in Ucraina come organizzazione siamo molto presenti, ma dobbiamo dire anche la verità che siamo molto lontani da dove avviene l'azione, cioè da dove avvengono i bombardamenti, da dove sono più forti e più pesanti i conflitti e gli scontri. Questo perché non riusciamo a trovare lo spazio per poter operare, per poter avere la sicurezza di raggiungere i pazienti. E questo ha due risultati. Chiaramente il risultato di trovarci in una condizione dove i civili rimangono bloccati e, come diceva appunto, diventare quasi una barriera, avere uno scopo quasi bellico, ma vuole anche dire che molto spesso chi poi rimane indietro sono categorie molto vulnerabili. Infatti, se vediamo oggi in Ucraina, molta dell'attività che noi facciamo è quella dell'evacuazione, quindi abbiamo un'attività con dei treni in collaborazione con le ferrovie ucraine e con il Ministero della Salute. Quello che facciamo è cercare di evacuare civili da aree dove i combattimenti sono più attivi ad aree dell'Ucraina dove è più sicuro. E questo ovviamente noi evacuiamo feriti di guerra, ma evacuiamo anche anziani, disabili, bambini, quindi non feriti necessariamente. Quindi questo è un aspetto. Poi un'altra cosa di cui si parla spesso al giorno d'oggi è che forse ha meno relazione con l'Ucraina, ma ce l'ha anche, ma anche con altri contesti, che può essere la Libia, sono i cosiddetti corridoi umanitari che vengono
definiti come il movimento mirato di persone con vulnerabilità particolari da un paese ad un altro. Quindi in questo caso possiamo parlare della Libia, un corridoio umanitario, un canale di spostamento sicuro che spesso, anzi quasi sempre, è mediato dall'UNHCR. Esistono questi corridoi umanitari, sono pochissimi, possiamo fare un esempio, ve n'è stato uno a inizio di quest'anno tra la Libia e l'Italia, dove anche noi siamo riusciti a evacuare 3 pazienti con un corridoio umanitario, grazie anche alla collaborazione di Sant'Egidio, verso l'Italia. Ora, di chi si tratta? Chi sono queste persone che invece usufruiscono di questo corridoio umanitario? Sono tendenzialmente persone con una vulnerabilità molto importante. Allora, noi abbiamo evacuato persone che, 3 persone, 2 somali, una donna e un uomo, e un congolese. Quindi sono persone intanto che vengono da contesti di guerra, ma sono persone che sono state torturate, quindi hanno una situazione personale, non solo clinica, ma anche sociale, molto complicata, e sono persone che erano bloccate in Libia e non riuscivano ad uscire. Questo perché i corridoi umanitari di questo tipo sono pochissimi, quindi anche in questo caso, contesto diverso, ma i civili che ne avrebbero bisogno non riescono a utilizzare un corridoio umanitario per spostarsi da una zona insicura a una zona sicura. E c'è un caso emblematico della Libia, perché in realtà noi avevamo anche un'altra donna con un bambino piccolo con una patologia cerebrale, per il quale stavamo cercando di negoziare questo tipo di corridoi umanitari. Allora, questo tipo di corridoi umanitari, per essere, per riuscire ad ottenere questo tipo di corridoi umanitari, la negoziazione è complicatissima, ci vuole tanto tempo. Tant'è che questa donna ha deciso poi, invece di aspettare la data dell'evacuazione attraverso il corridoio umanitario, di prendere poi un'altra strada migratoria verso il Mali. E suo figlio non ce l'ha fatta, non è arrivato, è morto prima. Anche qui la tempistica di questo tipo di corridoi ci fa capire come in realtà molto spesso si parla di corridoi umanitari, ma la loro esistenza è o poca o inesistente. Sì, a questo proposito c'è una cosa di questi giorni, sempre nella dimensione di questa guerra non guerra. Allora, dei profughi venuti via dall'Ucraina sono arrivati in Polonia. Dove li hanno sistemati? A Varsavia, in quello che era un compound dell'ambasciata russa e specificamente nell'area riservata e oggi abbandonata così agli agenti del KGB. Ma questi saranno arrivati anche in salvo, ma psicologicamente, secondo me, non so quanti di loro dicano siamo arrivati in salvo, siamo sicuri o siamo arrivati in un posto sicuro, ma non ce n'era uno meno disgraziato di questo. E a proposito di meccanismi veramente non maneggiabili, qua abbiamo Chiusi che si avventura a spiegare, se lo sa, quanto incide ormai questa propaganda digitale ininterrotta, fatta di schifezze, perché fake news non dice niente di nuovo, è quello che in passato si diceva menzogna, bugia, falsità. È il marchio che ha avuto successo, forse perché aveva queste... Ecco, ma una guerra, come dire, con questo armamento verbale, che bisogna solo sperare che manchi l'elettricità, perché allora sono tutti proiettili disattivati. Ci racconta qualcosa, sempre guardando un po' i tempi anche che abbiamo davanti. Certamente. Si può essere anche molto breve, nel senso che la risposta non c'è, secondo me, molto francamente. Io
Sono uno studente del tema, non sono un esperto, un inviato sul campo, quindi cerco di occuparmi del fronte mediatico, quello che si può vedere da casa, mettiamola così, per cui non vorrei mai mancare di rispetto a chi ha avuto esperienza diretta o conosce la geopolitica molto meglio di me. Quello che posso dire da studente delle forme digitali di manipolazione del consenso è che si è detto veramente tutto il contrario di tutto sull'efficacia di queste forme di propaganda. Che vengono da molto lontano, cioè da un lato queste cose non sono nuove in questo contesto della guerra, la cyberguerra, la guerra informativa, le fake news condivise tramite troll, bot, account automatizzati o comunque persone pagate per scrivere commenti filogovernativi, sono cose che ci sono ormai da più di un decennio sicuramente, oggi semmai le vediamo messe a sistema, vediamo chi viene attaccato anche che mette a sistema le difese, quindi questo forse potrebbe essere un elemento di novità forse di questa guerra, cioè che molti hanno detto che la mirabolante macchina della propaganda del Cremlino non ha avuto almeno inizialmente l'effetto che si pensava avesse, proprio perché dall'altra parte si è incominciati a inocularsi, se volete, col vaccino della contropropaganda di fatto, cioè c'è una teoria di questo John Rosenberg e altri studiosi di Cambridge che dice più o meno questo, cioè che l'unico modo per combattere questa propaganda non è rimuoverla, censurarla, è assumerla in piccole dosi e in dosi studiate di modo da poterle comprendere e sviluppare una sorta di immunità come un vaccino davvero a questo male della propaganda. E la domanda naturalmente è se così si raggiunge una sorta di immunità di gregge a questa propaganda. È molto difficile da capire al momento. Certamente è molto difficile capire qualcosa anche per chi studia queste cose, perché mancano fondamentalmente i metodi per misurare l'efficacia di queste cose. E se voi pensate quanto abbiamo discusso dal 2016 a oggi sul ruolo effettivamente dell'interferenza russa, che pur provata nelle elezioni americane del 2016, no? Non sappiamo se effettivamente questa propaganda, queste operazioni di hacking che poi hanno dato via i documenti, no? Che sono usciti tramite Wikileaks e via dicendo, cioè non sappiamo se questa cosa sia stata il vero fattore scatenante, un fattore cruciale o un fattore affatto all'interno di dinamiche politiche enormi che sono in moto negli Stati Uniti da molto prima naturalmente che il Cremlino le sfruttasse. E alcuni propagandisti, cioè alcuni studiosi della propaganda dicono forse non è così fantastica questa propaganda del Cremlino, siamo noi che siamo molto ben disposti nei suoi confronti, cioè basta molto poco per spostare l'ago in una democrazia fragile fondamentalmente, no? O in democrazie fragili o soprattutto quando queste visioni propagandistiche trovano anche un appiglio naturalmente ipocrita nel loro caso, ma nella realtà. Prego. Ma vorrei fare due esempi su questo filone. Sì. Parata del 9 maggio, siccome in passato mi capitò di essere a Mosca il 9 maggio, veramente quella è una giornata in cui può avvenire di tutto perché il traffico è paralizzato, l'aeroporto è irraggiungibile, così. Bene. Allora a questa parata spettacolare manca il capo di Stato Maggiore, cioè l'ufficiale più alto in grado della Russia. Una cosa. Un'altra che mi ha raccontato un po' di giorni fa a Milano, una giornalista di Novaya Gazeta, ma anche una veramente avvocata dei diritti umani. Allora, mi ha raccontato che per questi soldati mandati allo sbaraglio, che vengono tutti dalle zone più depresse della Russia, come quel ragazzino di 20 anni che forse avete visto le foto in questi giorni, rasato, che è il primo criminale accusato e giudicato in Ucraina, che sinceramente non so con quante colpe. E questi vengono tutti da zone disperate, Yakutia, Repubblica dei Burat, insomma proprio si arruolano per fame questi qua. Bene, quando questi vengono ammazzati, la famiglia viene convocata dalle autorità, non so se la caserma, il Ministero della Difesa, dipende anche dai luoghi, gli danno un contributo di una cifra esatta, 491.000 rubli, poi prima, insomma, e devono firmare che hanno ricevuto
e che non racconteranno mai a nessuno che il ragazzo, il figlio, è morto in guerra. Qua siamo ai tempi dell'invasione dell'Afghanistan in Unione Sovietica, che le bare si portavano a casa, in codice si diceva cargo 200, e cargo 200 vale ancora oggi, ma comunque la famiglia, se no, commette un reato di... contro questa melma. Le vittime di questo bombardamento digitale, gli rimane alle vittime, gli rimane qualcosa di reattivo? Dice, ma come, c'è la parata, sono tutti là in ordine e manca il capo supremo, o si bevono tutto quanto? Guardi, nel caso del dire alle famiglie dei soldati morti c'è una novità da quel punto di vista tecnologica. Cioè ogni tanto, io non credo che la tecnologia risolva le guerre o risolva alcunché, però in questo caso, in alcuni casi, produce degli effetti nuovi nel mondo. In questo caso, per esempio, uno dei massimi produttori e più controversi anche di tecnologie di riconoscimento facciale, che è Clearview AI, è una società che appunto vende i suoi servizi a molte forze dell'ordine il suo CEO ha offerto al governo ucraino, alle autorità ucraine, di poter usare questi strumenti per identificare i soldati morti e dare notizia, così vincendo la colta della propaganda, diciamo, russa, e con un'operazione che naturalmente è controversa, mi rendo conto, cioè non è una cosa del tutto moralmente indifferente, diciamo, entrare in un contesto di questo tipo, però viene fatto, e questa cosa sta venendo fatta davvero, cioè sta venendo usata in maniera industriale, cioè migliaia sono i casi di queste ricerche, ma viene usata anche per esempio per identificare i soldati che vengono sfigurati, ucraini per esempio, no? Che vengono sfigurati durante il conflitto. Ci sono molti utilizzi, non tutti sono naturalmente a modo, però questo per dire che la propaganda si scontra con la realtà sempre, ma si scontra anche con la realtà della tecnologia, per cui la realtà della tecnologia oggi ha fornito e fornisce, secondo me, il suo solito ruolo ambivalente, cioè continua a dare nuove armi sia ai propagandisti che ai contropropagandisti, e quello che stiamo vedendo è molto interessante, se si può usare questo termine all'interno di un contesto come quello di una guerra, naturalmente, perché ci fa capire le estreme conseguenze di questo mondo digitale che abbiamo costruito in maniera un po' facilone, diciamo, non abbiamo costruito senza troppo pensare alle conseguenze, credendo a grandi ideali di meravigliose sorti progressive e neoliberiste, naturalmente, però non ha fatto tutto da solo anche, cioè uno dei grandi punti, secondo me, per capire la propaganda digitale e in generale il mondo digitale è capirlo all'interno degli altri media, cioè situato in quella situazione chiamata cross-medialità, e in questo caso si vede benissimo, perché sulla propaganda digitale, per esempio, viene veicolata tantissima propaganda televisiva, che è la gran parte, la televisione è per l'80%, 70% di Russia, è ancora il principale mezzo di informazione, che viene però costruita e ritagliata, diciamo, per poter essere poi resa virale, essere condivisa nei diversi social network, ma gran parte del nostro dibattito, lei pensi anche al dibattito che stiamo avendo in Italia, è molto guidato dalla televisione ancora. L'ospite controverso, no? L'intervista che era un comizio e quindi è controversa, speriamo, e tutto il resto, cioè tutte queste analisi sono possibili in questo senso proprio perché c'è un continuo ibridarsi di questi contesti, un continuo collasso di contesti, e quindi uno fa sì che su Facebook si trova gli amici, le ex, che ne so, i genitori, i figli, insieme alla propaganda del Cremlino, la propaganda del politico di turno, la contropropaganda dell'Ucraina e via dicendo, foto su foto su foto di cadaveri e via dicendo, che vengono dalla televisione, servizi televisivi fatti ad arte da Russia One, e via dicendo. Quindi questo è il problema, cioè districarsi in questo caos epistemico vero e proprio, cioè un caos in cui non si capisce più a cosa credere, che è esattamente quello che vogliono i propagandisti. I propagandisti vogliono che la tua mente sia una tabula rasa, nel senso non che sia silente, ma nel senso che ci sia talmente tante voci dentro che tu non capisci più quale ascoltare e finisci per dire che tutte le voci si equivalgono. E quindi che in realtà essere pluralisti e democratici è mettere un microfono a tutte quante, dargli lo stesso spazio e dire che queste sono le vostre idee, va tutto bene così. Questo è il risultato, questo è l'ambiente in cui la propaganda di un qualunque regime autoritario, ma anche di una democrazia, non può che fiorire, perché non abbiamo i mezzi cognitivi per opporci a una guerra cognitiva. Quindi è molto difficile. Vabbè. Domenico Quirico.
Domenico Quirico ha scritto al Papa e non ho ancora saputo se il Papa stesso o qualcuno del suo entourage nei giorni successivi gli ha scritto una letterina, gli ha fatto una telefonata. E a parte questa curiosità minuscola, e che magari se è vero non è il caso anche di raccontare, volevo sapere, ma c'è un modo di fare delle trattative efficaci senza avere la pistola in mano e metterla sul tavolo, carica? Ma, penso di sì, questa è l'arte eterna della diplomazia laica, senza dover ricorrere al, diciamo, all'onnipotente o ai suoi portavoce in terra. Cioè la mia, come dire, appello al Papa, che ormai è molto vecchio e la situazione è molto cambiata rispetto, credo fossero i primi giorni della guerra quando io ho scritto questo articolo, nasceva semplicemente da una constatazione che questa è una guerra tra nazioni cristiane e il macello è tra cristiani. Allora, in Europa, ma questo per me è una parte un po' secondaria, che non sono così, come dire, per me la guerra non è così diversa, perché qua le guerre sono tutte criminali, qualsiasi posto avvengano, quindi non è che uno perché viene in Europa lo è di più o di meno, perché coinvolge degli europei lo è di più o di meno. Allora, questa è l'idea che siccome la guerra è un atto, un'invasione, un'aggressione, soltanto un atto contrario potesse in qualche misura ristabilire una sorta, e questo lo poteva compiere soltanto il Papa, che è un'autorità morale. Poi dopo sono successe altre cose, il Papa ha detto delle cose sulla guerra, non è andato in Ucraina, ha detto che voleva andare anche a Mosca, e questa mi sembrava una cosa, ecco, per me la cosa era il carattere rivoluzionario del gesto, cioè del Papa che arriva a Kiev, non va a trovare Zelensky o va a trovare Putin, ma apre le braccia nella piazza Maidan, dove gli pare, e maledice la guerra. Ecco, questo secondo me era, lo dico con molta umiltà e con molta di chi percorre l'avventura di un povero cristiano, quale sono io. Cioè, io credo che la Chiesa e il Papa potesse, in qualche misura dovesse, se mi permettete di usare questo termine, compiere quel gesto. Perché una cosa è dire io sono con voi, noi siamo con voi, stando a Roma, a Parigi o ad Atene, una cosa essere lì. No, noi non siamo con loro, noi non siamo con gli ucraini, noi siamo qua. E gli ucraini sono là, che si prendono le bombe. E c'è una differenza, come dire, cromosomica, antropologica, filosofica, etica, in questo essere qui, essere là. Allora, io pensavo che il Papa dovesse spezzare questa separazione tra il qui e il là, andandola. E soltanto dicendo le cose che dice la domenica mattina, meravigliose, straordinarie, condividibili, dal balcone di San Pietro, se l'avesse dette o ripetute in quel luogo là, assumevano un significato per certi aspetti rivoluzionario. Questo era il mio appello al Papa. Oggi tutto questo credo non sia più possibile, perché sono successe molte cose, perché la guerra è cambiata. E perché, mi ricollegando un po' quello che veniva detto molto bene prima sulla propaganda, sulla intossicazione, sui social, su tutte queste robe, poi alla fine la guerra azzera tutto questo, perché la guerra è un fatto. Non c'è nessun tipo di propaganda, di bombardamento, di creazione di una realtà virtuale che poi alla fine impedisca di fare la constatazione che quelli che hanno vinto sono arrivati qua e quelli che hanno perso sono ritornati indietro là. Non c'è la ritirata strategica che era la vecchia propaganda della Seconda Guerra Mondiale. Ci siamo riposizionati su
installazioni più difendibili e più potenti. Era in realtà un modo per dire che erano scappati di 300 chilometri. E questo resta valido anche oggi. Anche oggi. Cioè, i russi stavano a Kharkov e non stanno più a Kharkov. E ci stanno gli ucraini. O i russi stanno a Mariupol e gli americani non ci sono più. E questo è un fatto. Tu puoi mettere in giro sui social tutte le balle che vuoi e tutte le invenzioni, come dire, di immagine, di controimmagine, di saturazione dell'immagine, ma lì ci sono gli uni e lì ci sono gli altri. E l'unica cosa su cui io posso ragionare è quella constatazione del fatto che nessun imbonimento dei crani, anche del più abile inventore di fantasie della Terra, riuscirà mai a cancellare. Questo purtroppo è la guerra, che è violenza pura ed è occupazione dello spazio. Questo è. Poi sulla diplomazia, ma che dire, la diplomazia senza le... Putin ci ha imposto un mondo in cui conta solo la forza e non conta null'altro. Questa è una delle tante suoi crimini. Ci ha imposto una realtà del XXI secolo in cui i ragionamenti possono solo tener conto della forza. Ma questo è una constatazione amara e tremenda, in cui per esempio, ed è una cosa che mi ha molto colpito, la neutralità, che è stata una parte della storia con la S maiuscola, oggi non è più possibile. La neutralità che ha difeso molti paesi e gli ha permesso di procedere attraverso una loro via, non alla capitolazione, alla resa o alla assimilazione, ma diventare qualcosa di diverso da quelli che erano schierati con gli uni e con gli altri. In questo senso la Svezia è una storia straordinaria. La Svezia, nel momento in cui si è accorto di non essere più una grande potenza nell'Ottocento, è diventata neutrale. Ma mai nessuno ha combattuto tante guerre come gli svizzeri. E gli svizzeri sono neutrali. La Finlandia è riuscita a costruirsi un'identità libera all'interno dello scontro tra i blocchi. Oggi non puoi più stare solo, perché ci è stato imposto un discorso che si riferisce solo alla forza. Devi essere o con gli uni o con gli altri. Non puoi più stare da solo. E questo è una, come posso dire, è un elemento di regressione nella storia, non di avanzamento, di regressione. L'esultanza e le urla di entusiasmo perché la Finlandia e la Svezia sono entrati nella NATO. Boh, e li lascio a quelli della NATO. Quello è un esempio di come la storia del terzo millennio sta diventando una storia peggiore, per colpa di Putin, per carità, certo, per colpa di Putin, ma sta diventando una storia peggiore. E quindi scusa, non ho sentito la tua domanda. E quindi? E quindi è il Medioevo, come hai detto tu, che avanza. Ma questo, ma il Medioevo mi sembra forse troppo indietro. Mi fermo agli anni 50, al mondo dei blocchi contrapposti, delle culture contrapposte, delle economie contrapposte, degli eserciti contrapposti, noi di qua e l'altro gli altri di là, ognuno con il nostro mondo che non ha nulla da spartire col mondo dell'altro, in cui ci scambiamo insulti, minacce, per fortuna non la guerra totale, in cui ci combattiamo nei territori grigi, dove la competizione è aperta, in cui avremo le nostre canzoni, i nostri film, i nostri libri, non saranno più le loro canzoni, i loro libri e i loro film. Ma è già così, ma è già così. Ci sono due mondi che non si guardano più se non per coprirsi di insulti. E volevo chiedere, ma vedendo questi dentro l'acciaieria, quelle scene di corpi buttati per le strade con le mani legate, tutte quelle distruzioni mi sembrano quasi inutili, cioè distruggere più di quanto può servire per vincere, una specie di sfregio. Ma che traumi comportano per uno adulto, bambino, in mezzo a queste, come dire, odori, a questo buio? Questa è una cosa che, sì, in altre guerre c'erano persone che si rifugiavano così, andando indietro, diciamo, gli ultimi 50 anni.
Non c'era certo in Vietnam, perché là non c'erano queste costruzioni, ma questi degli architetti del periodo socialista che hanno fatto questi grattacieli molto alti come a Sarajevo. Poi, quando non c'era più a corrente, quelli facevano la fila per andare a prendere l'acqua dentro un tunnel per essere protetti. Poi uscivano, dovevano portarla su per 12 piani con i cecchini quella. Ma una cosa come questa non c'è stata, non perché non l'ho vista io, ma perché non c'è stata un habitat così aggredito. Questi che effetti hanno, se si possono già intuire, non dico misurare esattamente? Ma allora, noi già nel 2014, per esempio, abbiamo fatto uno studio sui migranti che arrivano in Italia, quindi rispetto al loro dichiarato, al loro vissuto, il 40% di loro dichiarava di aver vissuto un'esperienza altamente traumatica e un 15% di essere stato vittima di violenza o di tortura. Tant'è che noi abbiamo forse anche aumentato la nostra sensibilità, ma anche visto un aumentare di quelli che sono casi di violenza vissuta o di tortura, e di persone che arrivavano anche nel nostro paese, ma che chiaramente hanno vissuto questo nei loro paesi. E la tematica è che una persona che quello che noi abbiamo imparato è che una persona che vive un'esperienza così traumatica può avere tanti aspetti sui quali ha bisogno di lavorare. Ci sono persone che hanno subito dei traumi fisici, sono stati torturati e quindi hanno perso l'uso di una mano o hanno perso l'uso di una gamba o hanno ferite sul corpo che fanno ancora male, sia fisicamente che psicologicamente. Hanno ferite nella loro psicologia, cioè nel loro modo di riuscire a relazionarsi con le altre persone. E quello che noi abbiamo capito è che persone così hanno bisogno di sentirsi di nuovo accolte. Accolte dove possono trovare accoglienza. Quindi è chiaro che in un contesto di guerra ciò è molto difficile. Ma la prima cosa che noi abbiamo capito è che anche quando una persona riesce a fuggire e arriva, per esempio, in Italia, ha bisogno di sentirsi accolta e essere curata nell'accoglienza, quindi nel sentirsi di nuovo parte di una società umana. E questo è stato tutt'altro che scontato per noi, perché riuscire a ristabilire una fiducia anche da parte delle persone in quello che sono le relazioni e gli altri, dopo aver vissuto dei traumi così forti, è qualcosa di molto difficile. E per questo anche il modo in cui bisogna riuscire a relazionarsi con i pazienti che hanno vissuto queste tragedie è proprio di cercare di accompagnarli in tanti modi, da un punto di vista sociale, da un punto di vista legale, da un punto di vista medico, perché alla fine, come dire, c'erano dei nostri colleghi che ci hanno insegnato molto, i Medici contro la Tortura, un'associazione italiana ci ha insegnato tantissimo su questo, che forse non si guarisce da questa cosa, ma si impara a vivere e si ritorna ad avere la fiducia in quello che può essere la relazione con gli altri, che forse è stata minata da tutte queste esperienze. E oltre a queste parole bugiarde, false, che imperversano senza sosta. E c'è un altro problemino non da poco, che oggi si combatte coi droni, che per non perdere l'onore completamente i militari ridicono velivolo con pilota remoto, che è una... Sì, ci vuole una fantasia per pensare che quello non è un pilota, quello è uno che non ha mai sentito l'odore del cherosene, che non sa qual è l'odore del sangue e quindi... Ecco, e che sta dentro una roulotte, magari con l'aria condizionata e la Coca-Cola, se gli piace, fresca, a 7.000 chilometri, e se vede una sparatoria in un corteo,
non sa culturalmente che può essere un modo di festeggiare un matrimonio in Afghanistan, per esempio, e gli manda la cosa. O come è successo a Kabul l'estate scorsa, che c'era quel gruppetto di persone, chissà in base a quale ragionamento, tira comunque, che tanto se sbagliamo o no. Questa, droni e robot, e considerando che un ottimo produttore, per quello che si sa, non perché me ne intendo io, è Erdogan, che li dà agli ucraini mentre nello stesso tempo si candida come mediatore con la Russia, e gli ucraini li usano contro i russi, ma sì, è molto complicato, perché lei dice giustamente chissà sulla base di quale ragionamento poi alla fine viene sparato, no? Il problema è che non c'è nessun ragionamento, molto spesso c'è una frase che mi è rimasta sempre tatuata nel cervello, veramente, quando l'ho letta nei fight di Snowden. Quindi si parla di cose che riguardano l'esercito americano in questo caso, e c'era una persona che l'aveva detto anche in particolare in pubblico, mi sembra un ex generale della CIA, una cosa del genere, cioè we kill by metadata, cioè noi decidiamo di uccidere sulla base dei metadati che riusciamo a raccogliere. Quindi che vuol dire metadati? Vuol dire, per esempio, se uno fa una telefonata a un'altra persona, tutto quello che non è contenuto della telefonata è un metadato, con chi stai parlando, per quanto, da dove, bla bla bla. Quindi sulla base di questo si possono creare delle reti sociali, delle reti di contatti, delle presupposizioni, e molto spesso, purtroppo, essendo fatte a migliaia di chilometri di distanza, senza intelligence sul campo e via dicendo, ed essendo messe in mano persone che poi tendono a considerare queste cose come videogiochi, si fanno i danni che si vedono. Il contesto dell'Ucraina è particolare da questo punto di vista, perché fondamentalmente qui si sta incominciando a vedere l'instaurarsi di una guerra che incomincia a prendere anche incominciano a vedersi i prodromi di quello che potrebbe essere se non ci fermiamo prima. Cioè, si cominciano a vedere l'intelligenza artificiale usata nel riconoscimento facciale, si comincia a vedere per setacciare le conversazioni in chiaro dei soldati, per incominciare a ricostruire i movimenti delle truppe dall'alto, dal satellite, per dedurre magari in modo predittivo che cosa succede sul campo e che cosa succederà. Quindi ci sono sistemi di difesa, di gestione automatizzati. Addirittura, se uno va a studiare un po', e mi dispiace se non ci dormirete stanotte, i sistemi di gestione nucleare in molti casi sono automatizzati, e lo erano già dagli anni 70-80, quindi se noi dovessimo avere una confrontation atomica, cosa che tutti speriamo non avvenga, c'è la possibilità di uno scenario dottor Stranamore, cioè dove una macchina decide effettivamente, magari non da sola, ma abbastanza da sfruttare quel bias che hanno gli esseri umani nei confronti della macchina, cioè che pensano che la macchina sia neutrale, oggettiva ed esatta. Non lo è. Ma siccome ce l'hanno sempre venduta così, perché fa comodo a chi vende le macchine, no? Naturalmente, e a chi le produce, e si finisce per mettere questo tipo di decisioni in mano a queste macchine. Quindi senza andare nella fantascienza, basti vedere cosa succede sul campo in Ucraina. Cioè succede che arriva un attacco informatico che manda offline le informazioni satellitari del canale che viene usato dall'esercito e dal governo ucraino. E che cosa succede? Che arriva Elon Musk che su Twitter dice: ti sostituisco io, non c'è problema, ti do i miei satelliti che sono a bassa orbita, sono più veloci, consentono una connessione abbastanza buona da poter giocare per esempio a videogiochi ad alta risoluzione in streaming, per capirci, cioè quindi veramente alta la risoluzione, è veramente alto il traffico, e con questo riuscirai ad avere informazioni ancora più precise sui movimenti per poter fare ricognizioni, per poter decidere i bersagli, e alcuni di questi droni viene teorizzato che debbano eliminare l'elemento umano. Cioè, se uno va a vedere nella dottrina russa, va a vedere cosa ha detto Shoigu, cioè cosa ha detto il Ministero della Difesa, cosa ha detto Putin è convinto che le prossime guerre saranno guerre come quelle della guerra dei cloni di Guerre Stellari. Cioè, c'è una frase che mi sono appuntato, lui dice: quando i droni di una parte saranno distrutti dai droni dell'altra, quella parte non avrà nessun'altra scelta che arrendersi. Come a dire, sono i droni a decidere. È veramente una drone wars, se volete, al posto di clone wars, ma veramente questo hanno in mente. Ma in questo contesto, questo Elon Musk, il produttore della Tesla, è pieno di soldi, che vuole andare su Marte così, è una specie di nuovo Stranamore? Beh, mi ricorda purtroppo tristemente... Ci troviamo tra i piedi senza...
Ma guarda, mi ricorda più che altro il genio informatico di Don't Look Up, quel film uscito su Netflix dove c'era questa meteora che arriva sulla Terra e nessuno la vuole vedere, come un po' con noi con la pandemia, che abbiamo deciso che è finita perché non ci piace più, no? Abbiamo deciso che è finita, non la guardiamo più, tutti i centinaia di morti che sono morti in 2 mesi, affari loro fondamentalmente, no? Ma quello diceva quel film, e a un certo punto arriva un grande tecnologo che dice, con questa aura un po' da Steve Jobs, sempre un po' astratto, un po' etereo, un po' santo, un po' guru, dice risolvo io, no? Naturalmente poi gran parte di queste soluzioni non funzionano, il piano era finto, in realtà c'era un piano per se stesso, quello per se stesso funziona ma non aveva pensato alle conseguenze e finisce male anche per lui. Io temo che un mondo in mano a soggetti come Musk, che passa le giornate a spiegarci su Twitter come si fa la libertà di espressione, evidentemente credo senza aver mai letto un libro in materia, perché oggi ha pensato di fare un sondaggio su come deve essere fatto un sondaggio, un sample, ha detto prendiamo 100 persone a caso da Twitter, che non è come si fa un sample, non si fa così un campione statistico, semplicemente se uno vuole che dica qualcosa. E se mettiamo il mondo, mettiamo le informazioni che devono decidere chi viene ucciso in un conflitto a dare da migliaia di chilometri di distanza in mano alle tecnologie prodotte da questi soggetti, che poteva tranquillamente dire no, io non ve le do. Poteva tranquillamente prendere una posizione geopolitica diversa, magari dire io sto con Trump e a voi non li do a Trump per colpire meglio i vostri civili, no? E cosa avremmo potuto fare noi di fronte a questo? Non so, lascio con una domanda. Qui. Faccio una domanda brevissima, e dovrà essere brevissima anche la risposta a Quirico, e ci teniamo 10 minuti abbondanti se c'è qualche domanda. Domenico, ho letto una cosa di uno studioso recentemente che diceva la Russia non ha un problema di frontiere, ha sempre un problema al fronte militare. È una specie di sintesi che può avere un senso o è una bizzarria di qualcuno? Secondo me non è così strampalata. Intendendo al fronte, nel senso che non è capace a fare guerra, perché fa male, che non riesce a esercitare le sue mine annessionistiche o imperialistiche, boh, non so, tutto questo discorso sull'esercito russo, sulla potenza dell'esercito russo, insomma, può darsi che i generali di Putin siano una bella banda di asini incapaci di fare la guerra. D'altra parte i sistemi autocratici selezionano gli idioti e lasciano quelli capaci, i professionisti in fondo alla scala, perché preferiscono quello che leggono meglio gli stivali. Quindi è possibile che questo Shoigu o questo Gerassimo, che in realtà siano dei buoni cortigiani ma dei pessimi strateghi, questo è possibile. Io però ho visto in azione la potenza distruttiva, annientatrice, no? La potenza operativa, che è un'altra cosa, dell'esercito russo, e vi garantisco che gli ucraini ne hanno provato forse un millesimo. Ecco, Mariupol è l'esempio delle possibilità immense, distruttive, annientatrici, ciecamente distruttive dell'esercito russo, come è stato Damasco, come è stato Aleppo, come altri luoghi. Questa è la realtà. Poi che sappiano manovrare bene, che sappiano muoversi sul campo di battaglia, questo è un altro discorso. L'esercito russo ha un'immensa, indipendentemente dall'armamento atomico, un armamento ovviamente tradizionale, ha una capacità annientatrice immensa, e che in Russia ha esercitato con dei gradi progressivi di maggiore violenza, legate ad una strategia della risposta progressiva, ma che non ha impiegato ancora neanche per un terzo della sua possibilità. Questa è una cosa tremenda, e di cui gli ucraini dovrebbero tenere conto, anche noi, anche gli americani, insomma, per evitare che la tragedia diventi più tragica. Questo non voglio dire fare del capitolardo, se qualcuno si può dirlo a me, voglio vedere con che faccia lo fa. Lo dico perché semplicemente bisogna tenerlo presente. E tutto questo discorso dei russi che si vendono il carro armato, che non hanno la benzina,
francamente. Mi sembra molta propaganda e poca realtà. Va bene, ringrazio Domenico. E... volevo dire due parole di appendice. Allora, mentre guardavamo l'Ucraina, questi milioni di persone che fuggono dal paese, il treno che portava via da San Pietroburgo in Finlandia fino a quando ha funzionato, sul muso del treno, un pendolino italiano, c'è scritto che il treno si chiama Allegro. Quindi le coincidenze, le cose contraddittorie della storia sono incredibili. In una guerra così porta via quelli in fuga e salgono su un treno che si chiama Allegro. Ma sull'estremo opposto dell'impero russo c'è la Siberia, c'è Sakhalin e c'è una serie di isolette, vulcani e semplici scogli che scendono da Sakhalin come una specie di trincea naturale fino a sopra il Giappone. Le ultime di queste quattro isole, le isole Kurili, sono alla base di un contenzioso tra Giappone e Russia. Non è che sono fissato sul Giappone, è perché sta all'altro estremo e uno pensa che forse a Mosca, avendo un conflitto così, dovrebbero interessarsi solo di quello. Allora, nei giorni scorsi, il Giappone, forse stimolato, non so come dire, dice rivendichiamo queste isole dalla fine della guerra perché le hanno occupate i sovietici e quindi dichiariamo la loro occupazione illegale. Il Cremlino risponde in questo modo: questo è un territorio inalienabile, i nostri rapporti con il Giappone non sono mai stati così a un basso livello, che è più basso di quello dei tempi della Guerra Fredda, e quindi sospendiamo i negoziati che si trascinano stancamente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale per il trattato di pace. Quindi, come conclusione che non tocca l'attenzione quotidiana, sappiate anche che di fatto tra Russia e Giappone oggi, 2022, è attivo, come dire, ancora lo stato di guerra. Vi saluto e vi ringrazio. Se c'è qualche domanda. Abbiamo 10 minuti, quindi domande come telegrammi. Grazie, bellissima la vostra relazione, i vostri interventi. Volevo chiedervi, questa guerra ci è stata proposta come una guerra delle autocrazie contro la democrazia. Primo punto. Secondo, questa guerra non si fermerà solo all'Ucraina, ma la Russia invaderà altri stati dell'Europa. Ecco, che senso ha questo tipo di comunicazione? Io ho sentito malissimo. Che senso ha questo tipo di comunicazione? Diciamo? Che senso ha comunicare l'idea che siamo autoritarismi contro democrazie? E che la Russia potrebbe continuare la guerra e conquistare altri paesi. Che senso ha raccontarla così? Sento malissimo io qua. Lei vuol sapere se la Russia continuerà... Quello che ci è stato detto è che qui c'è un ballo, diciamo, una guerra
tra un'autocrazia, che poi è anche quella cinese, poi alla fine si sottende, e le democrazie occidentali, ovviamente. Ecco, questa guerra ci è stata definita come una guerra fra queste due entità. Ecco, è vero questo? È questo il tema effettivo di questa guerra? Primo punto. Cioè... E secondo punto, quello che dice un po' la propaganda ucraina, la guerra non si fermerà solo in Ucraina, ma si estenderà ad altri paesi d'Europa, cercando di coinvolgere gli altri paesi d'Europa in questa eventuale possibile difesa dell'Ucraina, perché è una difesa anche di altri stati europei. Sì, se ho capito bene, perché sono tornato qua dopo un po' di anni, ma stando qua non si sente mai bene le voci che arrivano. Secondo me la situazione è questa, che ormai gli attori palesi, visibili o di retrovia sono troppi, e quindi come fa lei a fare, non si possono fare i conti con le ambizioni imperiali della Turchia di Erdogan, che vorrebbe arrivare fino al Xinjiang da qualche decennio. Questo è un progetto turco del quale in più occasioni dagli anni 90 sono stato testimone. Poi c'è la Cina, che ha un ampio confine con la Russia, e poi ci sono gli Stati Uniti, e poi adesso c'è tutto il blocco australiano, perché secondo me il conflitto che io vedo militarmente emergente di sicuro è la Cina sui mari. E questo è avvenuto a tappe ben precise che adesso non sto a raccontare. Quindi come si fa a dire è tra due? No, non è più tra due. È che Putin, se ottiene una specie di benevola indifferenza cinese o di modesto sostegno, può in qualche modo stare tranquillo su un certo lato. E viceversa, da parte degli occidentali, qua bisogna vedere se l'Europa ha un guizzo di, come dire, dimensione diplomatica autonoma, e quindi, come dire, bilancia la gestione americana dall'inizio della NATO, perché la NATO ha sempre un comandante americano. Ecco, sono troppe le variabili. Io sinceramente non sono capace di rispondere. Vedo che non sono due che decidono. Certo, se l'Ucraina resiste, guardi che l'Ucraina, quando parliamo di quel paese lì, il granaio del mondo, come si dice, l'acciaieria più grande d'Europa, ma anche altre cose, l'aereo più grande che è stato costruito sulla faccia della Terra è un Antonov, ha 6 motori con una misura gigantesca, che naturalmente i russi hanno distrutto nel capannone, perché insomma era un progetto che nessun altro è riuscito a realizzare. Ed è un aereo che volava già da tempo con delle condizioni particolari. Qui non è un paese, è 40 milioni, ma anche con una sua... Non è solo grano e campi sterminati. Però non è da solo nella partita, ormai. Tanto è vero che chiede le armi agli altri e anche mostra questa fierezza patriottica. Però come vado a finire io non ho idea. Spero che mi si senta. Mi sentite? Io ho sentito tante parole, televisione, social, conferenze come questa. Ho sentito tante parole a proposito della guerra, della politica, della geopolitica. Ho sentito tante analisi fatte sul piano prevalentemente, chiamiamolo fra virgolette, razionale. Una parola non l'ho mai sentito e vorrei introdurla. Una parola che sgomenta. La parola è odio. Odio.
che peso ha questo sentimento di odio in ogni guerra, in questa guerra, soprattutto in questa guerra, dal momento che la propaganda, di cui abbiamo parlato molto, è madre di odio. La propaganda da una parte, la propaganda dall'altra. Si vuole che la gente odi, e poi c'è l'odio della sofferenza, di chi la violenza la vive sulla propria pelle. Ecco, scaturisce molto odio. Io immagino che Medici Senza Frontiere sappiano bene di che cosa sto parlando, abbiano un rapporto molto ravvicinato con questo, ma io mi chiedo anche che peso può avere, non dico domani, dopodomani, fra un mese, fra un anno, fra decine di anni, questo cumulo di odio che viene provocato ad arte, a mio giudizio. Ecco, vorrei un parere da parte vostra. E da chi lo vuole? Da chi vuole rispondermi. No, allora, io, siccome ho visto la guerra di Bosnia, è esattamente la stessa cosa, solo che siccome là era ristretta e veniva tenuta congelata di proposito, diciamo, dall'Occidente, non dando l'armamento ai bosniaci, perché questa è stata la chiave di come si è sviluppata la cosa. Per inciso, insomma, io in quel periodo ho intervistato Milosevic, il generale Mladic, cioè so di cosa parlo. Tenga presente che durante la guerra di Bosnia, a parte i campi di concentramento, quei racconti tremendi che hanno fatto, che sono pubblici, di quelli dell'etnia diversa, no? Una volta i croati, una volta i serbi, una volta i bosniaci, ma c'era anche un aspetto: la Chiesa ortodossa in generale, che è la stessa con tutte le distinzioni tra quella di Costantinopoli col patriarca Bartolomeo e quella di Mosca col patriarca Kirill, e sono chiese nazionaliste. A Sarajevo, quando i serbi sparavano da pale sull'ospedale Kočevo, stavo lì, o a volte ero a pale, il Pope benediceva i cannoni. Quindi, se anche adesso il patriarca di Mosca si esprime in quel modo che avrà visto contro l'Occidente corrotto, gay e tutte queste cose, l'odio, come dire, già etnicamente può essere, come dire, stimolato dalla brutalità, ma c'è anche questo input religioso che secondo me onestamente non si può ignorare, e questo l'ho visto chiaramente nella guerra di Bosnia, perché là era Islam contro, diciamo, cristiani, ma qua ugualmente tra ortodossi e mondo cattolico. Quindi sono due gli elementi, l'etnia e appunto la componente, come dire, della fede, e quindi le crociate le ha fatte l'Occidente a suo tempo e le hanno fatte anche in direzione opposta ai musulmani, arrivando fino a Belgrado a suo tempo.